È un'iniziativa che si coniuga benissimo con come la cooperativa intende stare sul mercato, in una maniera certamente da offrire un servizio ai soci e ai clienti, ma in una maniera attenta e responsabile nei confronti della comunità che ci ospita. La collaborazione con la Fondazione di Candiolo, diciamo, è l'esempio perfetto del nostro modo di intendere il nostro approccio alla cultura dell'alimentazione. Usare l'alimentazione per aumentare la prevenzione, per fare, diciamo, degli atti consapevoli, per aiutare l'ambiente che ci circonda e per mettere all'interno del nostro credo della spesa dei prodotti che siano coerenti con dei valori nei quali la cooperativa crede e nei quali cerca di coinvolgere anche i consumatori e i clienti. Il periodo di retenzione, quindi di sviluppo di questo accumulo che poi verrà calcolato per verificare qual è il valore complessivo che poi daremo in donazione alla Fondazione, sarà dal 1 dicembre al 31 dicembre, quindi tutti gli acquisti fatti di prodotti COP all'interno della rete vendita in questo mese faranno cumulo e l'1% del totale del fatturato realizzato in questo mese verrà devoluto in beneficenza sostanzialmente alla Fondazione. Candiolo è nato con il sostegno di tutti i piemontesi e di non piemontesi. È importantissimo perché noi dobbiamo continuare ad andare avanti, la ricerca non può fermarsi e di conseguenza l'aiuto di tutti deve continuare a esistere. È molto importante e servirà di nuovo a fare dello studio per i tumori più importanti che abbiamo in questo momento, che sono soprattutto il tumore al polmone, oltre ai tumori che sono quelli femminili della mammella e anche la prostata. Io faccio un appello a tutti i piemontesi e non, perché anche a tutti gli italiani se ci possono sentire, di continuare a sostenere Candiolo, come continuare a sostenere la ricerca, perché la ricerca è un motore importantissimo per l'essere umano. La ricerca richiede impegno, richiede sostegno economico e richiede comunque vicinanza e voi ci state dando tutti questi ingredienti importanti proprio per poter ottimizzare e migliorare i nostri approcci diagnostici ma anche terapeutici, che siano sempre più personalizzati e che ci tengono conto alla qualità della vita. Però pur pensando alla ricerca in termini di cure, noi dobbiamo pensare anche alla ricerca in termini di prevenzione, perché è fondamentale parte delle nostre iniziative. Una buona spesa può cambiare il mondo, è un'ambizione naturalmente molto difficile da immaginare nel momento in cui si entra in un negozio della Coop. Eppure noi diciamo che una spesa consapevole può aiutare il consumatore ad acquisire quella conoscenza del prodotto e quella cultura alimentare che gli consente di compiere dei gesti consapevoli. E quindi sotto questo profilo sì, far bene la spesa può aiutare tutti quanti, può aiutare la comunità che ci accoglie.